कौन? सुनो ना, लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा। 25 दिन है, बचा लेना अपने शहर को। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? मैंने भी उससे यही पूछा सर। बताया उसने? उसने बोला सब मर जाएंगे। ईमानदार आदमी को बॉम्बे में जगह नहीं, इंडिया में जगह नहीं। सस्पेंशन ऑर्डर, इलाज कराओ, वेपन सरेंडर करो। गणेश गायतुंड है, मैं सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान है। मकामत कौन है? दिलबाग सिंह का पुराना दोस्त। अब्बा जी को कैसे जानता है तू? यही तो खूबसूरती है इस शहर की साहिब, इधर कुछ भी हो सकता है। गायतुंड के वार्निंग का इस करेंसी के साथ कनेक्शन हो सकता है। आई नीड अ कॉप लाइक यू। मुझे पता है वो किधर। अरे ट्रैप है साहब। जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा, अपनी धरी छह। Ciao ragazzi, oggi parliamo di Netflix, che avrà tante nuove produzioni da offrirci, e ve ne dico alcune. Ci sarà innanzitutto una nuova serie italiana. Dopo il successo di Suburra arriverà Luna Nera, serie che racconta la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria nell'Italia del XVII secolo, basata su un manoscritto di Tiziana Triana. Poi avremo a disposizione due nuove produzioni britanniche. La prima è The English Game, che parla dell'invenzione del calcio e di come sia diventato lo sport più popolare del mondo. E l'altra è Turn Up Charlie, una nuova commedia in 8 parti che vede protagonista e produttore Idris Elba. E infine potremo vedere la prima serie originale Netflix olandese, al momento senza ancora un titolo definitivo, ma sappiamo che sarà ambientata nella libertina Amsterdam, in cui gli studenti olandesi hanno tutto: giovinezza, ricchezza, sesso e potere. Tuttavia, il portale di un mondo demoniaco dell'età dell'oro olandese che hanno aperto per sbaglio sconvolgerà le loro vite. Per oggi è tutto. E qual è la vostra serie preferita? E quale di queste vi ispira di più? Fatemi sapere nei commenti sotto. E come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Valeria.